Hashtag noi amiamo gli animali. Come capire se il gatto ha caldo? Tutti i segnali. Certo, lo sopporta meglio di noi umani, ma a volte anche il gatto è insofferente al caldo, quindi bisogna correre ai ripari. In questo nuovo video pensato per voi da noi di Amore a Quattro Zampe, vi forniremo una serie di indicazioni utili per difendere il nostro micio dai disagi delle alte temperature. È vero, si tratta di un animale desertico, con una temperatura corporea più elevata di quella umana, ma nonostante ciò il gatto può avvertire il caldo e soffrire colpi di calore. Ma come facciamo a capire se è davvero insofferente all'afa? Di certo non lo vedremo sudare, poiché le ghiandole sudoripare sono posizionate solo sotto le zampe, nella zona dei cuscinetti. Al massimo potremo notare delle orme sui pavimenti, oppure, in alternativa, fare attenzione a diversi segnali. Uno dei comportamenti felini che dovrebbero allarmarci è quando lo vediamo leccarsi le zampe, proprio nel tentativo di trovare sollievo al calore eccessivo. Un'altra indicazione è la lingua da fuori quando respira o ansima. Potrebbe inoltre cercare dei posti freddi in cui poggiarsi, come ad esempio la ceramica del lavandino, oppure quando lo vediamo posizionarsi direttamente di fronte al ventilatore in funzione. Attenzione al colpo di calore, che potrebbe farlo collassare al pavimento. Non tutte le soluzioni, però, saranno ottimali per la salute di micio, quindi è importante conoscerle prima. Innanzitutto non bisogna accendere i condizionatori, poiché potrebbero raffreddarlo e fargli beccare un'influenza. Meglio preferire un ventilatore oppure un deumidificatore. Possiamo toccarlo con le mani bagnate lungo tutto il corpo, procurarci una cuccia e un tappetino rinfrescanti e magari mettergli a disposizione un panno umido su cui potrà strusciarsi per trovare refrigerio. Non dimentichiamo mai di riempire la sua ciotola con dell'acqua fresca, magari aggiungendo dei cubetti di ghiaccio, ricavare degli spazi all'ombra e cambiare la sua alimentazione con cibi più freschi e umidi. Per questo video è proprio tutto. Se volete scoprire di più sui segnali e le soluzioni utili quando il gatto ha caldo, cliccate sul link dell'articolo corrispondente. Ma non solo, volete maggiori approfondimenti? Scopriteli sempre nel link che trovate qui sotto. Anche il vostro adorato felino soffre spesso di colpi di calore quando arriva l'estate? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i video di Amore a Quattro Zampe. Ciao ciao!